Allora, signori, eccovi che cosa sono le ragazze flappers. Flapper è la generazione di donne degli anni 20 del XX secolo nel mondo anglosassone. Le flapper si caratterizzavano per l'eccessivo trucco, per il fatto che bevessero alcolici come gli uomini, ma soprattutto per la loro sessualità disinvolta e libera, oltre che per fumare in pubblico, guidare automobili da sole e violare le norme sociali e della morale sessuale del tempo. 1. Ebbero origine nel periodo liberale di quelli che sono passati alla storia come anni ruggenti, caratterizzati da turbolenza politico-sociale e da un accresciuto scambio culturale fra le due sponde dell'Oceano Atlantico. Da una parte l'Europa appena uscita dalla Grande Guerra e dall'altra gli Stati Uniti. Etimologia flapper è una parola slang che descrive una ragazza da poco diventata una donna, volendo far riferimento all'uccellino che sbatte le ali mentre sta imparando a volare. Deriva tuttavia anche da un suo uso precedente, soprattutto nel nord dell'Inghilterra, per indicare una ragazzina appena adolescente i cui capelli sono ancora intrecciati ed il cui codino sbatte sulla schiena ogni qualvolta si mette a correre. 2. Più dietro nel tempo il termine poteva anche indicare una signora dedita alla prostituzione. 3. Già nel 1631, flap era usato per denominare le giovani prostitute alle prime armi. 4. Alla fine del XIX secolo comincia ad emergere, fino a diventare di uso comune, in lingua inglese chiamare flapper le giovani prostitute. 5. 6. Fino a che, più in generale, con un senso meno dispregiativo, venne ad etichettare una qualsiasi adolescente molto vivace ed irrequieta. 7. La parola appare in stampa nel Regno Unito fin dal 1903, l'anno seguente in America del Nord, quando il romanziere Desmond de Cock la utilizzò per narrare la propria vita di collegio durante gli anni passati ad Oxford, ed in cui descrive una splendida flapper. 8. Nel 1907 l'attore inglese George Graves la propagò altresì tra gli americani come slang teatrale per indicare le giovinette acrobate di circo nel corso delle loro performance. 9. Flapper Mag 001. I lunga PG nel 1908 anche giornali seri come Affy Times la utilizzarono, dandogli anche una precisa spiegazione. Una flapper, possiamo dire, è una giovane donna che ancora non ha imparato a portare le gonne lunghe nell'abitudine di farsi lasciar crescere i capelli. 10. Nell'aprile dello stesso anno la sezione moda di una rivista conteneva un disegno dal titolo Il vestito della ragazza, con la spiegazione che esso raffigurava una flapper sedicenne. La giovane indossa una gonna al ginocchio e con una linea della vita piuttosto alta, ove la cintura viene sostituita da una fascia annodata quasi sbadatamente attorno alla gonna. 11. Nel novembre 1910 la parola era già abbastanza popolare da essere inserita in una serie di racconti pubblicati dal London Magazine. Sono le disavventure di una graziosa quindicenne ed intitolate Sua Maestà Flapper. 12. Nel 1911 la recensione su un giornale indica che oramai Flapper è stabilito l'essere una giovane maliziosa e provocante. 13. Nel 1912 l'impresario teatrale londinese John Tye definisce la parola in un'intervista rilasciata al New York Times, descrivendola Flapper come colei che è appena uscita dall'adolescenza. Al momento del suo ingresso in società ed appartenente pertanto ad un gruppo di età leggermente più anziano rispetto a quanto veniva inteso precedentemente. 14. L'uso che ne fatti gli avvenne quindi a significare la ragazza che al raggiungimento della piena femminilità fa il suo ingresso formale nel mondo della buona società. 15. Da quel momento non sarebbe più stata classificata come bambina. Ci si aspettava da lei che mantenesse un basso profilo durante gli incontri sociali e che non dovesse ancora essere oggetto dell'attenzione maschile, anche se in quegli anni la parola era ancora largamente intesa come riferita ad adolescenti assai vivaci. 16.
Gradualmente in Gran Bretagna venne estesa per descrivere una donna ancora immatura ma molto impetuosa. L'uso della parola aumentò considerevolmente negli anni della Prima Guerra Mondiale, forse a causa dell'emergere sempre più visibile di giovani donne all'interno del mondo del lavoro, le quali occupavano i posti lasciati vacanti dagli uomini partiti per il fronte. A volte gli articoli giornalistici che si occupavano della ricerca di posti di lavoro per le donne tornate ad essere nuovamente disoccupate al termine della guerra venivano intitolati Il futuro della Flapper. Sotto questa influenza il significato del termine cominciò un po' a cambiare venendosi ad applicare sempre più a giovani donne indipendenti e gaudenti, sempre più spesso vestite da maschi. Caratterizzazione Magnifying Glass Icon MGX2.SVG, lo stesso argomento in dettaglio, Garçon. Le flapper furono le prime a mostrare le caviglie in pubblico indossando abiti e gonne più corti e furono anche le prime a tagliare i capelli a caschetto. Ascoltavano musica jazz e danzavano da sole il Charleston, il nuovo ballo icona degli anni 20 che, non a caso, fu. Il primo che si poteva danzare anche non accoppiati. Queste giovani donne generalmente ostentavano comunque il proprio disprezzo per il comportamento da brava ragazza ben educata. La Flapper verrà poi rappresentata dai fratelli Fleischer nel 1930 con un'altra icona, Betty Boop, il cartone animato in bianco e nero. Nonostante lo scandalo generato, il loro look divenne col tempo di moda, in forma edulcorata, anche fra donne più anziane e rispettabili. Significativamente, le flappers modificarono il corsetto, fino ad allora elemento irrinunciabile della moda femminile, sollevarono gli orli degli abiti e delle gonne e lanciarono i capelli più corti per le donne. Fra le attrici strettamente identificate con questo stile si ricordano Olivia Borden, Clara Bow, Louise Brooks, Bebe Daniels, Billie Dove, Corinne Griffith, Leatrice Joy, Ellen Kane, Laura LaPlante, Dorothy McHale, Colleen Moore, Norma Shearer, Norma Talmadge, Olive Thomas, Alice White e soprattutto Joan Crawford. Influenza culturale: la prima apparizione della parola e dell'immagine negli Stati Uniti d'America è avvenuta nel film muto del 1920 intitolato Gli zaffiri di Kim, Fay Flapper, la cui sceneggiatura venne scritta da Frances Marion e con la 25enne Olive Thomas nella parte dell'adolescente protagonista. Altre attrici, come Clara Bow, Louise Brooks, Colleen Moore e Joan Crawford, si sarebbero presto costruite le loro carriere sulla stessa immagine, ottenendo grande popolarità anche degli scrittori statunitensi, come Frances Scott Fitzgerald e Anita Loos, e degli illustratori, quali Russell Patterson, John Eld Jr. e Adelaide Faith Burroughs. Resero popolare il look e lo stile di vita da flapper attraverso le loro opere. Questa tipologia di donne assunse quindi una connotazione positiva, venendo vista come attraente, temeraria e indipendente. Signore, Betty Boop, cioè i diritti d'autore su Betty Boop pare che sono stati, ci sono scaduti. Nessuno l'ha voluto rinnovare. Mo' dovrebbe essere di dominio pubblico. Come così almeno lo penso. Finito.